Motore, partito. Buio in sala. Appuntamento al cinema con Francesco Gesualdi. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma pure i cartoni animati? Certo, anche quelli. Perché lui è Francesco Gesualdi e tutto il resto è cinema. Evviva, buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Oggi una puntata che viriamo sull'impegno e sulla qualità. Dopo tante commedie abbiamo avuto ospiti protagonisti di Benvenuti al Nord, Immaturi, e oggi abbiamo come primo ospite del nostro programma Andrea Purgatori. Buongiorno. Ciao Andrea. Buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno. Notissimo e stimatissimo. Tutto inissimo perché sei un grande inviato del Corriere della Sera, ex, perché poi hai deciso di dedicarti alle sceneggiature di film, all'impegno politico nella cultura, e tant'è che sei il portavoce dell'associazione 100 autori. Sì. Un piccolo flash per chi non sa cos'è questa associazione, per inquadrare il contesto in cui stai operando nel campo della cultura. Beh, diciamo che è l'associazione più rappresentativa dei registi e degli scrittori di cinema e televisione e dei documentaristi. Ci chiamiamo 100 autori, in realtà siamo ormai quasi 500 e diciamo raggruppiamo autori che vanno da Andò e Bellocchio fino a Virzì, insomma, ecco, da là alla Z sono andato, tanto per capirci, passando da Sorrentino, passando diciamo da tutti coloro i quali in questo momento continuano con fatica a fare il cinema e che hanno delle idee anche su come si potrebbe cercare di fare in modo che il cinema italiano rinasca e stia nei circuiti in modo più congruo rispetto a quello che accade. Ecco, a proposito di come aiutare il cinema italiano, in particolare quello di qualità, quello chiamato nelle definizioni ministeriali il film difficile, avete pensato a questa rete degli spettatori, l'avete pensata e proposta al pubblico la scorsa settimana, e raccontaci un po' che cos'è e che scopo ha questa rete degli spettatori. Ma è un progetto diciamo si propone di portare in giro per il paese per il momento 31 titoli, film e anche documentari, che non hanno diciamo avuto la possibilità di restare nelle sale italiane a sufficienza per poter essere visti e poi discussi, apprezzati oppure no, questo non importa, perché il giudizio è naturalmente del pubblico e diciamo che a noi è sempre interessato come punto fondante del nostro modo di stare insieme quelli che sono i diritti degli spettatori prima ancora che i nostri diritti di autori. E questi 31 titoli gireranno nelle sale di qualità del nostro paese, nelle scuole verranno accompagnati dagli autori. Sto parlando di titoli insomma dove dentro c'è troverete da Olmi a documentari anche meno conosciuti. Ti aiuto io, cioè, i più rappresentativi senza nulla togliere agli altri, certo. L'amore buio di Capuano, Corpo celeste di Alice Rohrwacher, L'estate di Giacomo, Gorbaciov di Stefano Incerti, Into Paradiso di Paola Randi, La criptonite nella borsa di Ivan Cotroneo, Ma che storia di Gianfranco Pannone, Noi credavamo, film pluripremiato di Mario Martone, Il primo incarico di Giorgia Cecere, Le quattro volte di Michelangelo Frammartino, La scuola è finita di Valerio Ialongo,
Sette opere di misericordia di Gianluca e Massimiliano Desiderio, tutti sì. film apprezzatissimi, ecco, ma che non reggevano la tenitura nelle voglio sale. Aggiungere una cosa, perché l'encomiabilità di questa iniziativa, la rete degli spettatori, ha una cifra didattica alla quale mette riparo, che è veramente encomiabile, e qui va rivolto l'elogio a Purgatori, a coloro i quali l'hanno messa in rete. Perché? Perché si viene a riparare quello che è il danno mercantile dell'attività cinematografica, che non è mercantile e basta. Ovviamente il cinema vive di ricavi, ma l'opera del cinema è didattica, è cultura, è far sapere ai giovani che non hanno avuto il tempo di andarsela a vedere in una sala, anche perché gliel'hanno tenuto 4 giorni e poi gliel'hanno tolto perché non faceva soldi, perché è così, perché dove si impara non c'è guadagno. Allora questa è un'iniziativa decisamente encomiabile, ma veramente encomiabile, quella di riproporre. Tra l'altro, se posso aggiungere, noi siamo partiti da una considerazione abbastanza drammatica. Negli ultimi 3 anni nel centro delle città italiane è sparito il 50% delle sale. Certamente. Questo naturalmente può voler dir poco a chi ci ascolta, ma in realtà è molto importante, perché il nostro cinema ha sempre vissuto su, diciamo, un doppio binario, quello industriale, certo, che certo, poi è mercantile, diciamo, molto più di mercato, certo, che va benissimo nei multiplex, che diciamo ha quel circuito. Quell'altro cinema, che era un cinema, faccio un esempio, I 100 passi di Marco Tullio Giordana, certo, che all'epoca incassò 5 miliardi, che era un grande incasso, ecco, girava proprio in queste sale, certamente non nei multiplex dove si vanno a vedere i blockbuster americani piuttosto che i famosi cinepanettoni o le commedie. Allora, recuperare per questi film, tra l'altro alcuni sono stati in sala e hanno avuto anche un discreto successo, ma non la visibilità forse che avrebbero meritato, ecco, recuperare per loro un luogo, uno spazio e la possibilità anche di discutere con gli autori, per noi è sembrato molto importante. Scusami Andrea, tu prima hai parlato di questa iniziativa, insieme ad altre che fate con i 100 autori, per ricostruire e rilanciare il cinema italiano, che però ha raggiunto quote di mercato che non si toccavano da anni, ormai siamo vicini al 40%. Ora rinasce la solita polemica, si vanno a vedere le commedie, si va a vedere un certo tipo di cinema d'evasione, questo tipo di cinema invece di qualità, il famoso film difficile, fatica, stenta a trovare, a fare breccia nel mercato e nell'attenzione del pubblico. Ecco, come si riesce a coniugare l'esigenza di comunque aiutare questo film, questo tipo di cinema, con poi il successo dell'industria del cinema italiano, che sta andando bene da un paio d'anni? Ma guarda, tanto per cominciare, nessuno di noi ha la puzza sotto il naso, ma tutti pensiamo che il cinema, come prima avete detto voi, sia un'industria e sia anche lavoro. Stiamo parlando di un settore, l'audiovisivo nel suo complesso, che in Italia occupa 250.000 persone, sono numeri persino più importanti di quelli della Fiat, ecco, tanto per capirci. E questo ha a che fare col lavoro e con l'industria. Pensiamo che sia assolutamente, diciamo, noi siamo assolutamente felici che le commedie incassino e ci portino a questa quota di mercato, perché speriamo che questi soldi che vengono guadagnati vengano reinvestiti anche per rischiare un po', no? Su film più, certo, complicati. Certo. Questo è, diciamo, un po' il senso. Poi, ripeto, una volta, quando in Italia negli anni 70 se ne producevano 300-320 di film, c'era una quota del 10% di cinema, che era quello che poi ha fatto la storia dell'arte cinematografica nel mondo, il cinema italiano. Vorremmo, ecco, cercare di ritrovare un equilibrio tra questi due binari di cui parlavo prima, quello del mercato e quello del film d'autore, che comunque in Italia ha una storia e una tradizione indiscutibili. Ecco, mi sembra che proprio nella sede di presentazione della Rete degli Spettatori
hai polemizzato con Venezia, col nuovo direttore della Mostra del Cinema di Venezia, che ha tolto una vetrina importante per il cinema italiano, cioè la sezione Controcampo. Sì, tra l'altro questo nuovo direttore, che è Barbera, è uno dei componenti della giuria che ha selezionato, esatto, i 31 film della Rete degli Spettatori. Quindi questo per dire che all'interno, diciamo, delle nostre discussioni il dibattito aspro non manca. Beh, la considerazione che io ho fatto è che Controcampo poteva piacere o non piacere, ma comunque nel corso di questi anni ha offerto ad alcuni film un palcoscenico che altrimenti forse non avrebbero avuto. L'ultimo è stato Scialla, che insomma non solo ha vinto la sezione Controcampo, ma anche in sala si è comportato benissimo. Il lancio a Venezia, per quanto noi possiamo pensare che non conti nulla, in realtà conta, è una vetrina. Allora, eliminare questa sezione senza capire poi che visibilità si dà al cinema indipendente italiano, dal mio punto di vista, ma dal nostro punto di vista, è comunque una cosa da discutere. Andrea, tu hai fatto tante sceneggiature di film di impegno civile, una tra tutti Il muro di gomma, sì, sulla Ustica, l'industriale che abbiamo avuto qui Montaldo, sì, come nostro ospite. Ecco, perché non se ne fanno più di questi film? Ma in realtà non è che non se ne fanno più, adesso sta per uscire il film su Piazza Fontana di, sì, Marco Tullio Giordana, uscirà un film molto atteso, quello molto della atteso, Diaz, sì, la famosa storia, certo, di Genova, Diaz, sì, ma anche ACAB in qualche modo è un film, certo, che fa discutere perché ha a che fare col problema del rapporto con la polizia, ma non è che non se ne fanno più, è che certamente il problema è che se questo cinema, come dicevo prima, non riesce poi ad avere il circuito e la presenza e la costanza di presenza che aveva prima, naturalmente dal punto di vista produttivo quello che viene deciso e quello che viene scelto è a favore della commedia. Noi vorremmo cercare di riequilibrare questo rapporto. Un'ultima battuta, Andrea. Nella presentazione del film in uscita di Brizzi ha fatto una battuta dicendo che il cinema d'autore è molto erotico, perché chi va a vedere i film di Bellocchio e Lars von Trier va in sala solo per pomiciare. Vabbè, Fausto è molto simpatico, io gli voglio bene e so che quando dice queste cose le dice con grande ironia e anche con grande spirito di provocazione. Beh, può darsi che sia così, insomma, in fin dei conti se uno va a vedere Indagine su un cittadino, al di là della straordinaria potenza di quel film con Gian Maria Volonté, trova anche una Florinda Bolkan pazzesca e probabilmente quella storia sul potere ha anche forse a che fare con il potere della seduzione e quindi con l'erotismo. Io invece mi permetto di consigliare a Brizzi, quando uscirà il film di Marco Tullio Giordana sul 12 di dicembre del 1969, di essere il primo spettatore del primo spettacolo, perché magari così impara anche come vanno le cose in Italia e come a tutt'oggi non sono state ancora sciolte, risolte. Ecco, sì, ecco, quindi un consiglio, è il paese dei misteri. Consiglio che gli do al Brizzi. Sai, se posso fare un'ultima battuta, sì, sì. Questo genere di film in Italia ha avuto la capacità di non far spegnere il senso della memoria, esatto, e di continuare a far discutere su alcune questioni che hanno a che fare con la nostra vita sociale, con la nostra storia e con la nostra democrazia. Certo, che da cui i grandi cambiamenti, perché da quella data cambiò tutto. La perdita dell'innocenza. Bravissimo, perfettamente. E per questo tutto vi qua ringraziamo a tutti voi che questo cinema lo fate con una certa costanza e con ottimi risultati. E grazie a voi che ne parlate. Grazie, molti Andrea. Complimenti. Ciao, buon lavoro. Molti complimenti, ciao, a lei. Grazie, ciao.